ero nato per aiutare i partigiani, perché ero figlio di antifascisti, ero figlio di gente che stava poco bene, era figlio che tutti i giorni facevano sacrifici e non avevano niente. Oggi noi non sappiamo cosa vuol dire non avere niente. Questo era gli antifascisti. Mi ricordo quando andavo a casa che a scuola mi insegnavano a cantare Giovinezza. Ogni volta che dicevo Giovinezza, mio papà mi dava un calcio nel sedere. E allora, nella lingua friulana, calcio nel sedere si dice pittancul, il piede nel culo. Ecco che a scuola, quando gli altri cantavano la Giovinezza, pittancul era il ritornello. Il ritornello dei ragazzi, dei figli degli antifascisti. Giovinezza, un pittancul, è come dire fascismo, prepotenza. Ecco, con un pittancul volevamo dire che noi dovevamo lottare da quando eravamo bambini contro il fascismo e contro le angherie fasciste. Per questo sono andato a salutare e ad aiutare i partigiani. Poi sono diventato partigiano anch'io. Ma lo spirito nostro dei partigiani era quello di liberare l'Italia dal fascismo, non era quello di fare dei partiti. Noi oggi come ANPI non dobbiamo essere un partito, dobbiamo essere un'associazione di antifascisti. Dobbiamo essere uniti contro il fascismo, contro le angherie, contro le prepotenze. Io vado nelle scuole e dico che loro devono combattere il bullismo. Quando i ragazzi sapranno che un pittancul al bullismo vuol dire essere antifascisti. Questo sono io. Sono ancora un partigiano e ho fatto sempre una vita da partigiano. Ho fatto sindacalista, ho fatto l'operaio, ho fatto sempre il partigiano aiutando gli altri. Anche questo, vivere nel sociale vuol dire aiutare gli altri, vuol dire fare il partigiano. Dichiaro aperto questo congresso, mettendo in votazione. Dichiaro aperto il nostro congresso, mettendo in votazione la proposta della Presidenza. Ardemia Oriani, Claudio Molteni.